prepareremo insieme una guancia di maiale iberico di pata negra. Sopra una fonduta di comté, 24 mesi, andremo a terminare il piatto con dello scalogno nero fermentato. Per comodità, una cottura più rapida sarà intorno ai 45 minuti. Chi non ha la pentola a pressione lo può fare in padella normale a fuoco lento, ci metterà circa 2 ore e mezza, 3. Quindi un po' di olio in pentola, e andiamo a far tostare le nostre verdure. Nel frattempo, in padella andiamo a rotolare le guance di maialino. Che le nostre guance sono belle arrotolate, come vedete, le spostiamo sulla placchetta, le saliamo e aspettiamo che si appassiscano bene le verdure per andare a iniziare la cottura. Una bella salata, andiamo a bagnare con mezzo litro di vino rosso, copriamo le nostre guance, io utilizzo un brodo di manzo, l'avevo già preparato, andiamo ad aggiungere un cucchiaio di concentrato di pomodoro, quando prenderà bollore chiudiamo il coperchio e facciamo cucinare a fuoco lento. Le andiamo a portare a 80 gradi, poi spegniamo il fuoco e andiamo ad aggiungere il formaggio. Intanto che la panna si scalda, grattiamo il comté. Andiamo a eliminare. Nell'attesa che si ultimi la cottura della carne, andiamo a preparare il nostro scalogno. Prendiamo uno scalogno nero, lo andiamo a pelare, dalla pelle esterna, dalla buccia. Lo tagliamo a schizzi.
facciamo ridurre per circa una quarantina di minuti a fuoco lento. Una volta che abbiamo fatto ridurre bene la salsa in questa maniera, andiamo ad aggiungere una noce di burro, così da creare una bella cremina. Alla base andiamo ad adagiare il nostro guanciale negra, con la sua salsina, e a chiudere con il nostro spallone di nero fermentato.